Buonasera ai nostri amici telespettatori di Eco di Basilicata.it, siamo in diretta collegati qui da Rivello, dal Palazzo Comunale, per la festa regionale del ciclismo di Basilicata 2011, una festa che questo comitato regionale ha intente per riconoscere gli atleti e le società che si sono particolarmente distinti nel corso dell'anno. Saranno premiati i vari campioni di categoria e saranno premiate le società vincitrici dei vari trofei organizzati dalla Fede del Ciclismo di Basilicata. Siamo qui con il vicepresidente Duci invece della Fede del Ciclismo nazionale. Buonasera vicepresidente, benvenuto ai nostri microfoni qui nella cittadina di Rivello. Buonasera, è con piacere su delega del presidente che mi trovo qua a Rivello a questa festa degli amici e di tutti i ragazzi della Basilicata, perché pur essendo una piccola regione, pur camminando in mille difficoltà anche per una questione logistica, si impegnano, producono, danno risultato, danno onore alla Federazione Ciclistica Italiana. Presidente, qual è in questo momento il quadro della situazione a livello nazionale del ciclismo, qual è lo stato di salute del ciclismo nazionale? Abbiamo visto l'anno scorso i risultati forse sono stati non come ce l'aspettavamo, quest'anno forse è cominciata già meglio. Veda, quando si passa da grandi campioni come Bettini, che ci ha dato lustro per tanti anni, e poi c'è un rinnovo delle generazioni, chiaramente ci si trova subito in difficoltà, anche se a condurre i giochi, guarda caso, è lo stesso Bettini. E chiaramente c'è da ricostruire, perché i campioni non si trovano in mezzo alla strada, vanno cercati, vanno selezionati, e il gioco e il lavoro che fanno i comitati regionali come la Basilicata sicuramente sono quelli che alla fine ci danno un quadro e ci danno la possibilità di incrementare quella che è la situazione generale, i risultati a livello mondiale. Motivo per cui, anche se abbiamo un attimino sofferto questa vacatio, diciamo che siamo nettamente in risalita e il nostro appunto sono ormai rivolti verso le Olimpiadi di Londra, dove ci saremo sicuramente, e ci auguriamo, perché qualcosa ci dice che la nostra presenza alle Olimpiadi non sarà sicuramente di secondo piano. Olimpiade significa ovviamente ciclismo a tutto tondo, quindi significa non solo ciclismo su strada, significa mountain bike, significa pista. Qual è appunto la realtà in questo settore? Ma le dico subito, dove stiamo crescendo di più è la mountain bike, è il fuoristrada, per tipo BMX. Una volta, fino a un paio d'anni fa, eravamo degli illustri sconosciuti, specialmente nei confronti dei francesi. Oggi abbiamo già persone che si stanno qualificando alle Olimpiadi, motivo per cui stiamo crescendo. La pista, abbiamo avuto dei vuoti dovuti al fatto che non avevamo piste coperte. Infatti le strutture sono quelle che sono. Solo l'anno scorso è nata la pista in provincia, in Lombardia, motivo per cui sta crescendo. Sta nascendo un'altra a Treviso, motivo per cui anche lì ci siamo dovuti rimboccare le maniche per far risalire la china, motivo per cui diciamo che la situazione è abbastanza buona. Dicevo, BMX, quindi fuoristrada, e la pista siamo nettamente in salita. Questi stage che ha voluto Bettini per consolidare un po' il gruppo potranno dare dei risultati effettivi? Ma sì, Aveda, perché da 5-6 anni a questa parte ci siamo previsti un obiettivo, che pista non vuol dire lontano dalla strada e che strada non vuol dire lontano dalla pista. Quindi si cammina assieme, motivo per cui questa coproduzione pista-strada o prima o dopo ci dà i risultati. Ce lo dicono gli australiani, che vincono i mondiali su pista e guarda caso vincono anche su strada. Quindi questa è la pista giusta, motivo per cui tutte queste preparazioni, l'ultima è stata 3 giorni fa di Nibali, che ha provato anche a Montichiari con Bettini sul modo di andare in bicicletta per le cronome, è tutto un lavoro di preparazione che secondo me, condotto così e portato nei minimi dettagli, o prima o dopo ci darà i risultati che noi ci auguriamo. Può essere l'anno di Nibali?
Ma guardi, parla con me, io sono un messinese, motivo per cui mi lega, oltre che un rapporto personale, un rapporto come vicepresidente della federazione, mi lega un rapporto di amicizia. L'ho visto crescere, è cresciuto nelle gare che organizzavo io da giovanissimo. Io mi auguro e sono convinto che quest'anno sarà la volta buona, veramente. Senta, invece gli altri atleti, il basso... Beh, noi siamo stati un po' duri, qualcuno ce l'ha con noi dei vecchi campioni, siamo stati duri nel prendere delle decisioni che riguardavano il doping, perché abbiamo bloccato tutti coloro che hanno subito una penalizzazione fino superiore a 6 mesi. Basso purtroppo è caduto in questa situazione, noi non entriamo in merito, siamo convinti della sua genuinità e del suo non sapere niente, però bisognava essere duri per dimostrare, dare un segnale. Bravo, per dare a tutti la dimostrazione che noi non scherziamo e che i nostri giovani debbono crescere e correre col cervello e con le loro gambe e non con le sostanze che provengono dall'esterno. Forse il segnale l'ha dato la stessa federazione quando ha richiesto, insomma, la sospensione di Contador a livello internazionale, e poi in effetti il tribunale, il TAS, forse ha dato ragione alla federazione italiana in questo caso. Ma vedi, c'è l'abisso fra noi e la Spagna. La Spagna non dico che tutela il doping, ma sicuramente dorme o dormicchia, dimostrando così che sì, si interessano, ma noi no, noi facciamo i fatti, noi facciamo la ricerca, noi facciamo i controlli, noi vogliamo togliere dal cervello dei padri, dei ragazzini, che il ciclismo non è uguale a doping. Si sarà sbagliato nel passato, ma oggi riteniamo di poter dire ai genitori e ai ragazzini che possono stare tranquilli, perché la tutela nostra nei confronti dei loro figli è al 100%. È un messaggio molto chiaro, questo dato appunto a una platea di ragazzi, perché molti di quei premiati questa sera saranno appunto il settore giovanile della Basilicata, quindi è un segnale che si sente di dare alle famiglie ma pure ai ragazzi. Sì, sicuramente, questo tipo di manifestazione e queste cose che noi diciamo ripetutamente da qualche anno sono rivolte essenzialmente ai padri, ma sono rivolte anche ai bambini, perché fare ciclismo significa essere socialmente attaccati fra di loro e mettere in propria posizione anche le capacità umane che singolarmente loro offrono. Grazie vicepresidente per questa testimonianza, un in bocca al lupo quindi a tutta la federazione per le Olimpiadi e anche per il resto della stagione. Grazie, grazie a voi. Con il presidente Matteo Lioi lo ritroviamo quest'oggi dopo averlo avuto ai microfoni di Eco Channel per la presentazione del Giro di Basilicata. Quindi presidente, oggi è la festa del ciclismo di Basilicata e un po' per fare il consuntivo della stagione. Sì, e di solito annualmente facciamo questa festa per fare soprattutto per fare il consuntivo della stagione, in questo caso la stagione 2011, ma anche per dare i riconoscimenti a ragazzi che hanno meritato questi riconoscimenti nell'arco della stagione. Quindi noi cerchiamo di fare questa festa anche per riunire tutte le società e i dirigenti nazionali e regionali. Quindi è un, come dire, è appunto di presentazione anche delle società e di quelli che effettivamente fanno il ciclismo qui in Basilicata. Qual è lo stato di salute del ciclismo in Basilicata? Beh, è una regione piccola, ci diceva il vicepresidente Duci, però riesce a fare anche i numeri e riesce a esprimere ben due professionisti. Beh, questa è la cosa importante, cioè una piccola regione che però esprime numeri grandi e importanti, perché due professionisti, tanti dilettanti che potrebbero passare da un momento all'altro, l'attività, d'altronde tutti questi premi dimostrano che ci sono stati tanti campionati regionali, campionati italiani eccetera, e quindi l'attività si è svolta e si è svolta bene, anche facendo di più di tante altre regioni più importanti.
Quali sono le difficoltà che sconta invece la federazione ciclistica di Basilicata? Penso che siano a livello nazionale, siano comuni, sono difficoltà, parliamo di difficoltà esclusivamente economiche, credo. Purtroppo... anche una orografia del terreno che forse non riesce a dare più continuità appunto alla comunione tra i vari enti, e le varie società che si trovano a operare sul terreno. Purtroppo sono sempre le stesse, problemi economici, sponsorizzazioni che non esistono più, problemi con le amministrazioni locali che non riescono a dare contributi, e quindi un grande applauso comunque va alle società che con sacrifici propri riescono comunque ad andare avanti in questa grande attività. Cosa si augura per quest'anno? Quindi, questo è un consuntivo del 2011, cosa si augura invece per il 2012? Beh, intanto, nonostante la crisi, già in calendario ci sono molte manifestazioni, tra cui 17 per giovanissime e 7 sulla pista il velodromo di Oppido Lucano. Mi auguro di rifare tutte le manifestazioni dall'anno scorso, compreso il Giro di Basilicata, ma soprattutto mi auguro che almeno qualche altro atleta dilettante che si sta comportando bene in questo momento possano passare professionisti. Il vicepresidente ci diceva che ci sono due settori in particolare che stanno crescendo, la BMX e un po' anche la pista. Qual è lo stato di salute per queste due attività qua in Basilicata? La BMX abbiamo un pochino di problemi a lanciarla, diciamo, però per quanto riguarda la pista, già il fatto di passare da 3 manifestazioni dal 2011 a 7 nel 2012 già ci fa capire che è in buono stato ed è in salute, insomma, la pista di Basilicata. Grazie Presidente, si sente di dire di fare un augurio ai ragazzi ovviamente qui. Io mi sento di fare un grosso augurio ai ragazzi, che questo premio, per quelli che lo prenderanno, ma anche per tutti quelli che non lo prenderanno, possa dargli degli stimoli a fare sempre più e meglio. Grazie, grazie Presidente. Grazie a voi. Allora, con Nicola Perciandi invece siamo qui per parlare strettamente della manifestazione che hai voluto che fosse tenuta qui a Rivello quest'anno, un riconoscimento anche per i tuoi sforzi organizzativi e non solo, per quello che fai normalmente per i giovani, soprattutto per i giovani. Allora, noi con questa manifestazione abbiamo voluto chiudere un periodo iniziato l'anno scorso proprio per ricordare questi primi 20 anni di attività. Che sono stati molto intensi sono stati certamente anche molto formativi per tutti coloro che hanno partecipato e continuano a partecipare a questo sport. Questa giornata di festa, perché poi sostanzialmente oggi è una giornata di festa per tutti gli atleti, per tutti i dirigenti e per tutte quelle persone che sono appassionati a questo sport, quindi dicevo, con questa giornata di festa vogliamo chiudere un anno che ha voluto sintetizzare nelle varie attività proposte questi 20 anni di attività nella Valle del Noce, un'attività che ha coinvolto tutti i paesi della Valle del Noce, da Rivello, Trecchina, Nemoli, Maratea, ultimamente anche ragazzini da Sapri si sono avvicinati a noi, quindi diciamo che quello che abbiamo costruito in tanti anni si sta tranquillamente e molto, in un modo molto ma molto divertente e appassionante, verificando in questi momenti. Nicola, ti vediamo sulle strade a seguire i tuoi cucciolotti, sembri quasi il papà di tutti i bambini che ti seguono appassionatamente. È difficile coinvolgerli in questo sport che purtroppo è uno sport di sacrificio, è uno sport, diciamo, tra virgolette anche costoso. I tempi che si stanno affrontando adesso, certamente questo diventa uno degli sport che è più costoso, per il fatto che per allenarti e per gareggiare ti devi spostare, purtroppo quando vai a gareggiare, soprattutto su strada, con le macchine devi seguire gli atleti, quindi devi dare l'assistenza, per cui con il costo che il carburante è arrivato le difficoltà sono notevoli. Questo potrebbe anche significare un ripiego su un'altra specialità, quella del fuoristrada, ma certamente con tanti sacrifici e con tanta passione si cercherà di affrontare anche questi tempi grigi. Quanti ragazzi hai al tuo seguito nella tua società, la Valnoce, il team Valnoce di Rivello?
Attualmente siamo intorno ai 35-40 ragazzini, poi chiaramente con l'estate magari il numero è più variabile, delle volte ci sono delle annate che tende ad aumentare, degli altri anni invece che si mantiene stabile, però tutto sommato, considerando che nelle nostre realtà questo è uno sport che non ha radici, con questi numeri io credo che possiamo essere tranquillamente soddisfatti e siamo anche contenti per tutti quei ragazzi che partecipano con molta passione. E tra i tuoi aquilotti ci sarà qualche campioncino sicuramente, per le categorie che sono premiate questa sera sì, però per il futuro? E questo purtroppo, siccome questo è uno sport un po' particolare, nel senso che è uno sport che ti appassiona molto, però poi quando incominci ad arrivare ad un'età dove devi fare il passaggio incominciano i problemi, perché i ragazzi arrivati ai 17-18 anni, se veramente hanno la voglia e la passione, purtroppo devono lasciare le nostre terre e devono andare in altre realtà. Questo è un limite per le nostre realtà. Indubbiamente, però poi c'è anche da dire un'altra cosa, che molti ragazzi lo praticano come sport, come divertimento fino ai 18 anni, poi preferiscono, e forse è anche giusto, dedicarsi allo studio e pensare effettivamente a quello che poi sarà la vita più in là. Però per quello che abbiamo, che riusciamo a produrre anche nel campo giovanile, molti ragazzi hanno avuto delle belle soddisfazioni. Non dobbiamo dimenticare che quest'estate al meeting nazionale in Veneto i ragazzi della Basilicata sono riusciti a conquistare 3 medaglie d'oro, 2 medaglie di argento, 3 di bronzo, quindi diciamo che tutto sommato è estremamente positiva. Questa manifestazione ovviamente può essere anche da promozione, quindi ti auguri ovviamente che qualche altro ragazzo possa avvicinarsi a questo sport. Ma diciamo che generalmente tutte le manifestazioni che vengono proposte sono manifestazioni che devono servire da veicolo, devono servire da attività promozionale, perché uno spera sempre che si riescano a trovare delle nuove energie, delle nuove forze, perché purtroppo i ragazzi, anche dovuto alla società consumistica in cui viviamo, sono portati a molte deviazioni, per cui ripeto, ci accontentiamo di quelle che riusciamo a mettere in campo. Grazie Nicola e in bocca al lupo. Grazie per la tua attività. Grazie a te, buon lavoro. Allora, siamo con un campioncino di tutti gli effetti. Tu sei? Viola Donatello. Viola Donatello da? Oppio. Da quanto tempo pratichi questo sport? Da 6 anni. Da 6 anni, quindi che risultati hai avuto oggi? Che cosa ti aspetti da questa serata? Boh, non lo so. Come vivi questo sport? Quanti giorni ti alleni? Come ti alleni? Che fai? Veramente io mi alleno tutti i giorni, quasi tutti i giorni. E poi... Da quante persone è composto il tuo gruppo? Quanti ragazzi siete a Oppio Lucano a praticare questo sport? Siamo dei giovanissimi e poi dei ciclamatori. I giovanissimi, quindi della tua età più o meno, i ciclamatori sono quelli più grandi. Vi allenate insieme, uscite insieme, cosa fate in pratica? Sì, usciamo insieme, certe volte un poco separati e poi... Chi è che vi segue? Chi è il vostro allenatore? Mio padre. Tuo padre, che è qui, è il signore qui di fronte. Niente, quindi quest'anno dove sei andata? Hai fatto qualche gara? Hai fatto qualche... Ma invece la tua società? No. Che invece ti auguri ovviamente che quest'anno di fare di più di quello dell'anno scorso? Tu quanti anni hai? 12. 12, fai la terza media? Hai il tempo di allenarti o la scuola ti ruba molto tempo? Vorresti allenarti di più? Sì. Speri un giorno di diventare un campione? Qual è il tuo campione di riferimento? Nibali forse. Nibali. Forse ti aspettavo, che so, i grandi campioni del passato, ma attualmente forse la punta di diamante del ciclismo italiano è Vincenzo Nibali, su cui puntiamo tutti. Sì. E in Basilicata conosci Domenico Pozzovivo, conosci Santoro. Sì. Speri un giorno di diventare pure tu un professionista? Sì. Però dovrei allenarti molto. Ok, grazie davvero.
Invece questa qui viene dalla Val d'Agri, da Viggiano in particolare. Ti chiami? Luca Lavieri. Luca Lavieri, tu sei, quanti anni hai? 14. 14, quindi sei un... esordiente secondo anno. Tu siete qui e fai pratica questo sport da quanto tempo? Da circa 2 anni. 2 anni. E questo, cosa ti piace di questo sport? Sappiamo che è uno sport di molto sacrificio, ma tu ce la metti tutta. Che cosa ti fa andare avanti? Gli allenamenti fanno migliorare, anche le gare ti aiutano a far capire quanto è impegnativo questo sport. Da quante persone è composto il vostro gruppo? Gli esordienti siamo 6, gli esordienti secondo anno, mentre gli esordienti primo anno sono 4, poi è formato anche dai giovanissimi. Benissimo, quindi è un gruppo molto nutrito, vi allenate insieme, c'è qualcuno che vi segue? Sì, abbiamo un allenatore, sì, ci alleniamo insieme, gli esordienti secondo anno e gli esordienti primo anno, mentre i giovanissimi ora sono fermi. Cosa pensano chi vi vede in giro così? Voi siete piccoli, siete diversi dai ciclamatori più grandi, ma a vedere un gruppetto di ragazzini non è da tutti i giorni, quindi i ragazzi, quelli che vi incontrano, sono contenti? Che vi dicono? Sì, sono contenti, ci dicono che loro alla nostra età non praticavano questo sport, ci ritengono abbastanza fortunati. Tu ti auguri ovviamente anche tu di diventare un campione di questo sport, è difficile, ci vuole ancora sacrificio, ci vuole tanto allenamento. Qual è il tuo campione di riferimento? Andy Schleck. Andy Schleck, noi pensavamo un italiano, invece vai sull'internazionale. Mm-hmm, sì. Andy Schleck, quindi. Andy, no, non prendi. Scalatura. E tu sei uno scalatore anche tu? Penso di essere. Sei un buon bassista? No, bassista no. Quest'anno hai partecipato a qualche gara? Sì, ho partecipato ai 150 anni dell'Unità d'Italia, poi a qualche campionato, ai campionati regionali. Oggi riceverai qualche premio? Sì, come campione regionale ciclocross esordiente secondo anno. Perfetto, allora in bocca al lupo, sei su una buona strada, complimenti e grazie per questa intervista. Siamo forse con il più piccolo che è oggi qui con noi, ti chiami? Massimo. Massimo, e sei di? Marconi. Quanti anni hai? 7. 7, stai praticando questo sport da poco. Da quanto tempo vai in bicicletta? Dall'anno scorso. Dall'anno scorso. E che gare hai fatto? Delle gymkhana ovviamente. Sì, anche di strada. Di strada? E chi ti accompagna? Chi ti accompagna in questa tua attività? Mio padre. Ti segue? Tuo padre ci crede nella tua forza? Sì. E l'anno prossimo invece cosa farai? L'anno prossimo? Cosa fai? Cosa fai? Hai intenzione di cosa fare? Di partecipare a altre gare? E hai un campione di riferimento, un campione che uno di ciclista che ti piace particolarmente? Non lo so. Un italiano? Nibali? Non lo so. Basso? Diciamo che credi nelle tue potenzialità, vuoi diventare tu un campione? Sì. Sì, grazie, allora noi te lo auguriamo veramente di cuore. Ciao. Ciao. Gianluca Vigiano. Gianluca Vigiano da? Montalbano Ionico. Montalbano Ionico, che sei un? Allieve, sì. Quindi già un bagaglio di esperienza consolidato. Dove sei, insomma, in quale, sei, dove sei andato a correre e che risultati hai avuto? Quest'anno abbiamo corso in tutto il centro-sud, anche qualche gara a nord. Scusa, diciamo il nome della tua società ovviamente. La mia società è la Farnese Vini. È una società, insomma, di un certo livello, al suo attivo a Pozzato quest'anno. Ti auguri di diventare come lui? Sì, sì, anzi anche vorrei diventare tipo un certo tipo Visconti, che è uno dei miei idoli Visconti. Avere questi campioni è un riferimento anche per voi ragazzi ovviamente. Sì, perché da piccolo tu pensi che un giorno potresti diventare come loro, soprattutto con una società che cresce il vivaio pure, perché fa allievi, juniores, dilettanti e professionisti la società. Quale difficoltà vi trovate ad operare, ad avere in questa attività? A parte gli allenamenti, sono molto duri. Comporta molti sacrifici, soprattutto per esempio nel divertimento. Un ragazzo che pratica ciclismo, che un giorno vorrà diventare un professionista, per esempio non può divertirsi come fanno i suoi amici, per esempio uscire la sera fino a tardi. Tu cosa fai? Qual è la tua giornata tipo? Vabbè, oltre che vado a scuola, cerco di essere uno dei migliori a scuola perché...
se non diventerò una certa persona nel ciclismo, almeno potrò andare bene nella vita. Poi torno da scuola, mangio e mi cambio per andare all'allenamento, perché in questi giorni fa freddo e quindi cerco di sfruttare il più tempo possibile al giorno dell'allenamento, e poi cerco di studiare il più possibile e poi mi riposo per il giorno. Ti alleni tutti i giorni ovviamente, sì? Sì. Con qualsiasi tempo? Se piove no, cerco di fare il rullo, perché è meglio non rischiare che cado malato per una pioggia. Se è brutto tempo però non piove, sì. Hai avuto dei risultati in quest'anno? Sì, ma uno in particolare, che ho vinto il giro del 150esimo Unità d'Italia, che è un giro che si fa nel centro-sud, che prende come regioni Puglia, Calabria, Basilicata, Abruzzo, no, Molise e Lazio. E abbiamo fatto 5 tappe in ogni regione. E io mi sono ho vinto questo giro con i punti. Quindi è un ottimo risultato, un ottimo lancio per l'anno prossimo. Ti auguro ovviamente di migliorarti e di fare sempre di più. Sì. Noi ti auguriamo in bocca al lupo, grazie per questa intervista. Allora, siamo con 3 giovani atlete, possiamo definirvi così. Siete di? Paterno. Di Paterno. Vi chiamate? Michela, Chiara, Sandy. Quanti anni avete? 11, 10, 13. Quindi siete delle giovanissime, sì. Delle G7, G6, come vi definisce la categoria? G6. G6. G4. G4. Esordiente primo anno. Già il più grandicello. Come si avvicinano delle ragazze a questo sport? È uno sport non prettamente femminile ovviamente, però ce ne vediamo tante in giro. Qual è la passione che vi spinge ad andare sui pedali? Come hai cominciato? Ho visto mio fratello e poi ho iniziato pure io. E tu? Io ho iniziato giocando, ma ora è diventata una passione. Ti prende ovviamente, cerchi di fare di più, cerchi sì. di dare il massimo ogni sì. volta. Tu invece come ti sei avvicinata? Beh, io non credevo che esiste questo sport. Un amico mi ha detto che se arrivava qualcuno nella squadra, io ho detto sì, vengo a provare, e poi ho continuato. Quindi c'è qualcuno che vi ha avvicinato, qualcuno, c'ha gli amici, c'è il papà, c'è il fratello, comunque c'è sempre qualcuno che vi ha avvicinato. E come si continua? Cioè, quanto tempo vi prende questo sport? Vi allenate? Come vi allenate? Vediamo lì. In un terreno. E che fate? Fate fuori strada essenzialmente? Ciclocross. Dove vi allenate? Cioè, in un percorso che è vicino Paterno, Paterno, sì. È un percorso chiuso, quindi tranquilli, i vostri genitori sì, sono sì. tranquilli, non andate in mezzo alla strada, no. Anzi, forse vi siete pure stimolati a fare mm-hmm. di più, anche a scuola. Sì, sì, però noi grandi usciamo su strada da soli, non loro piccoli però. Ma ci sono altre ragazze che praticano questo ciclismo, il ciclismo qui con voi? Quante ne siete? Non saprei. Una decina? Sì. Qualcosa in più, qualcosa in meno? Qualcosa in più. Quindi è una bella realtà per Paterno questa attività. Quindi siete anche campioni regionali, campioni della vostra categoria, sì? Sì. Quindi oggi vi premieranno? Contenti di questo premio? Sì. E allora noi vi facciamo tanti in bocca al lupo per migliorarvi e soprattutto per fare sempre meglio per questa attività. Grazie per essere state con noi. Grazie, ciao. Ciao. Grazie, ciao. Siamo con i ragazzi di Montalbano, dei futuri campioncini di questo sport. E tu ti chiami? Nunzio Della Rosa. Matteo Bulfaro. Gaspare Casalnuovo. Quanti anni avete? 13. 14 da compiere. 14. Esordienti? Secondo anno. Primo anno. Secondo anno. Quindi già avete una certa esperienza di questo sport. Come avete cominciato però? A me è una passione, mi piace la bicicletta e... C'era qualcuno in famiglia che lo praticava? Sì, mio padre. E quindi è stato facile trasmettere la passione?
No, io ho iniziato in categoria G3, ho iniziato così perché in famiglia non c'era nessuno, quasi come un gioco, però poi mi sono appassionato sempre più e sono qui adesso. Anche per me, come il mio compagno, avevo papà in famiglia, mi ha trasmesso la passione. Benissimo, invece cosa avevi avuto? Siete dei campioni regionali, campioni provinciali, sì? Sì, campioni regionali. Sì. Cosa vi augurate per l'anno prossimo invece? Di migliorarvi ovviamente. Sì, e oltre a quello anche di fare una buona prestazione. No, niente di che, mi auguro che la squadra innanzitutto vada bene, perché tutto parte da lì e poi individualmente i risultati si vedranno in strada. Anche la squadra è importante, prima di se stessi la squadra sempre. Come vi allenate? C'è qualcuno che vi guida, qualcuno che vi segue? Sì, il nostro direttore sportivo Tommaso Casalnuovo e il presidente Michele Meridoro. Sì, il presidente con il padre Tommaso Casalnuovo. Qual è la realtà a Mondalbano di questo sport? Quanti ne siete di ragazzi che praticate questo sport? A Mondalbano è una tradizione che c'è da molti anni, infatti proprio la nostra società è una società che ha 41 anni di attività, e anche di Mondalbano il professionista Pozzo Vivo Domenico che... Ovviamente vi augurate di seguire le sue orme. Sì, sì. Ci mancherebbe. È un traguardo, arrivare al professionismo è un traguardo. Sì, un traguardo ambizioso, però ci crediamo. Ok, grazie, in bocca al lupo. Vi metto in mezzo a quelli che sono, abbiamo definiti prima, gli aquilotti di Nicola Perciante. Vi chiamate? Davide Capua. Gabriele Alessia. Alessandro Falabella. Giulio Orlando. Valentina Falabella. Megale Immacolata. Falabella Riccardo. Celestino Tortorella. Pietro Labanco. Nicola Pavredelli. Denis Falabella. Vi chiedo subito come si comporta Nicola, vi tiene in riga, vi tiene in belli combatti, vi vediamo sempre insieme. Sì, è molto. È molto esigente? Diciamo. Ma questa esigenza però poi si traduce in risultati, perché voi siete quasi tutti campioni delle vostre specialità. Sì, quasi tutti, siamo i meglio, diciamo. Quanti ne siete? Siete una piccola rappresentanza qui, Nicola ci ha parlato di un gruppo più numeroso. È solo una parte siamo, gli altri ancora devono arrivare. Benissimo, cosa vi fa fare Nicola? Cosa vi chiede a livello anche di comportamento, a livello di... Di comportarci bene naturalmente, di essere seri quando facciamo allenamento. A scuola? A scuola non entra nel merito. No, dobbiamo comunque comportarci bene. No, sappiamo che Nicola è un tipo molto esigente, però voi siete capaci, siete ragazze serie, siete in grado di dare insomma quello che cerca e quello che volete. È una soddisfazione per voi, come vi siete avvicinati a questo sport? Lo chiedo a lei perché è più vicino, risponde. Io ho incominciato quando ero piccola e prima è stato mio fratello e grazie a lui ho scoperto questo sport. Adesso ti piace? Adesso mi piace. Ti sta prendendo tutto? Sì. Mi piace tanto. Vi lasciamo perché dovete andare a ricevere i premi. Grazie ancora e in bocca al lupo per la vostra attività.